Prima di iniziare il video già vi dico che è una cosa assurda, quindi lasciate 8.000 like, mi raccomando. Bene ragazzi, sono Alessandro ed eccomi tornato in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con un nuovo video, diciamo, esperimento, una nuova serie che volevo portare qui sul canale in cui vi faccio vedere vari esperimenti strafighi che faremo. Quello che vi andrò a far vedere oggi e che avrete visto dal titolo è lo slime magnetico. Quindi uno slime normale che però è magnetico, quindi viene attirato poi vedrete, una figata. Cosa serve? Allora, della colla, tipo questa, super colla. Il problema è che qui dentro ce n'è poca, quindi ve ne serve un bel po'. Dopodiché vi serve questo, che cos'è? È lana d'acciaio e inoltre un detersivo qualunque, basta che sia un detersivo per lavatrici. Quindi allora iniziamo. Prima di tutto però dobbiamo trasformare questa, che è lana di metallo appunto, in... Madonna, quanto spesa sta cosa. In polvere di acciaio, polvere di metallo, in modo che sia magnetico. Cioè già lo è, però deve diventare, guardate, qua c'è una calamita. Ovviamente vi servono delle calamite forti. Allora, per farvi capire, vi servirà anche un accendino che funzioni, ovviamente. Perché? Allora, dobbiamo andare di fuori in giardino, in balcone, dove vi pare, oppure fatelo in una stanza con la finestra aperta comunque. Quindi, visto che fa freddo, mi metterò il cappello. Ok, allora prendo l'altra telecamera per farvi vedere fuori quello che succede senza che devo staccare tutto quanto. Quindi andiamo in giardino. Accendiamo. Ok, sto riprendendo. Ok, prendiamo questa, l'accendino e basta. Perché se lo stesse chiedendo, sto chiudendo perché c'è lui. Ciao, Oliver. Arriva subito. Dobbiamo prendere un vaso del genere, la lana, prenderne un po', non tutta, e semplicemente dargli fuoco con l'accendino. Cercate di casomai farglielo prendere tutto dentro il vaso. Così. Ok, e aspettate. Ok, eccomi tornato. Allora, lasciate intanto fuori, come avete visto, la lana di metallo perché ci mette un bel po' a bruciarsi completamente. Ok, nel mentre che finisce di bruciarsi, prendiamo questa. E dovete iniziare a mettere la colla. Mi raccomando, dovete prendere colla trasparente, non colla vinilica. Iniziate a mettere. Ci vorrà un bel po', quindi mi sa che questa parte ve la velocizzo. Continuiamo. Siamo al quarto. Ok, allora abbiamo messo tutta la colla qua dentro. Dai, mettiamoci l'ultimo tubetto. Dovrei essere con questo a 6, esattamente. Ok, sono andato a prendere dei guanti perché meglio, preferirei non sporcarmi visto che comunque c'è ancora il ferro là fuori, l'alluminio a bruciare. Quindi mettiamoci i guanti. Innanzitutto prendiamo un po'. Ah, ovviamente prendete dello Scottex e evitate di sporcare. Allora, quello che dovete fare adesso è prendete il detersivo. Prendete un cucchiaio e a poco ne aggiungete. Iniziate a girare, deve essere più colla che detersivo, capito? Quindi dovete evitare che magari ne mettete troppa, perché se ne mettete troppa diventa troppo solida. E lo slime non deve essere troppo solido, perché se è troppo solido non viene più la cosa magnetica. Credo che un cucchiaio basti, perché lo vedete già che inizia a diventare sempre più solido. Direi che mi sa che c'è troppo colla, quindi ne mettiamo allora mezzo cucchiaio. Così. Ok, raga, ora prendetelo con le mani e iniziate a maneggiarlo. Se vedete che è troppo ancora, che non si raggruppa troppo, significa che ci vuole ancora detersivo. Serve un altro cucchiaio di colla, cioè no, di detersivo. E iniziamo a girare. Ora, sarebbe quanto sarebbe più adesso. Oh, ok, questo non serve più, mettiamo qua. Iniziamo a mescolare per tre, in modo che diventi più famoso. Eccolo qua. Raga, è venuto lo slime. Allora, più ci giocate, meno diventa appiccicoso. Guardate. Piano piano ci iniziate a giocare.
e diventa sempre più solido. Ok, direi che è perfetto, raga, guardate, minchia, sono troppo soddisfatto. Ora che l'avete fatto, guardate il fatto che sto sporcando qualunque cosa esistente. Ora che abbiamo fatto lo slime, dobbiamo renderlo magnetico, quindi andiamo a prendere l'alluminio, la cosa, quello, l'avete capito? Ok, raga, allora adesso sono andato a prendere l'alluminio e cosa sarà successo? Praticamente, bruciandolo, si saranno andate a bruciare tutte quelle particelle che praticamente si saranno andate a formare una polvere. Dovete iniziare a fare così. A parte che anche qua se ne sarà formata un bel po', quindi iniziate a fare così, in modo che inizi a buttare giù tutta la polvere. Ora, appena riesco, appena ho finito, ve la faccio vedere. Ok, allora adesso c'è un gran casino. Comunque dovete prendere tutta la polvere che state facendo, io la continuo a fare, e una volta fatto prendete tipo una cosa del genere, che è una calza a rete, la mettete qua sopra, quindi prendete un altro bicchiere, un altro colore e lo filtrate in questo modo. Anzi, raga, io direttamente lo butto sullo slime. Che a parte che mi stanno diventando le mani nerissime, comunque apriamo qua e mettiamo di nuovo dentro e ricominciamo a buttare dentro. Ora cerco di fare un po' di spazio nell'inquadratura. Direi che ne ho messo abbastanza, lo slime sta tra l'altro diventando sempre più solido, perché va benissimo. Ok, raga, allora adesso che abbiamo fatto lo slime, dobbiamo provare se effettivamente funziona, se quindi è uno slime magnetico. Ma non so come farvelo vedere, però in teoria se lo metto qua è pure messo a fuoco. Oddio, regà, funziona! Non ci voglio credere, guardate! È tipo attratto, guardate! No, no, è una figata! È una figata! Daniè, puoi venire un attimo? E praticamente mi devi fare la foto della miniatura. Bella ragazzi, sono Alessandro e questo è un nuovissimo video in cui farò un'altra cosa inutile. Ok, è qualcosa di assurdo. Ora vi metto, non so se si vede da così lontano, quindi vi metto dei video ripresi da più vicini. Cioè, veramente è proprio attratto il magnete. Vi chiedo di raggiungere gli 8.000 like per questa, diciamo, nuova serie degli esperimenti e fare in modo che continui, perché per prendere tutta questa roba ci ho messo una marea di tempo. Tra l'altro, con tutti gli oggetti che si possono trovare tranquillamente in ogni negozio, quindi potete farlo anche voi tranquillamente. Se lo fate, fate una foto e taggatemi su Instagram. Quindi per oggi è tutto, passate da tutti i social, mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi a tutti i canali anche che stanno in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!